Buona giornata amici sportivi. Domenica 2 ottobre si è svolta con partenza a Rivo Varese la sesta edizione della Gran Fondo Tre Valli Varesine, valevole come prova di qualificazione ai prossimi campionati del mondo UCI. Sono stati più di 2.500 i partecipanti, come vediamo dalle immagini. La partenza è stata data dal sindaco di Varese, Davide Galimberti. Partenza alle ore 9 davanti a Villa Estense. Questa sesta Gran Fondo Tre Valli Varesine era l'ultima delle quattro prove del circuito Specialized Gran Fondo e comprendeva la Brabra, la Mont Blanc, la prova del Sestrier con il Colle delle Finestre e l'ultima Varese con la gara medio fondo di 90 km e la Gran Fondo di 135. Si è corso nel contesto della sicurezza con le strade completamente chiuse al traffico per tutta la durata della competizione. Domenica 2 ottobre, questa sesta Gran Fondo Tre Valli Varesine, mentre il giorno precedente si è corsa la prova contro il tempo di 23,5 km a cronometro. Sono stati più di 300 i partecipanti, anche per loro la gara era valida come qualificazione ai prossimi campionati del mondo. Ancora sabato nella mattinata si è svolta la prima edizione della Tre Valli Varesine Gravel. Anche questa manifestazione non competitiva ha riscosso un grande successo con più di 300 partecipanti. Ma andiamo a sentire le interviste che abbiamo realizzato prima e dopo la partenza. Ciao a tutti amici sportivi, siamo a Varese in attesa della partenza della Gran Fondo con Stefano Garzelli. Ciao Stefano. Ciao a tutti. Allora Stefano, che effetto ti fa vedere 2.300 amatori che oggi faranno vedere a tutta Italia il nostro bellissimo territorio? Ma è bello, non dico che è una soddisfazione perché non, però da varesino è una grande soddisfazione poter vedere 2.300 cicloamatori per le strade e per le valli varesine, dove sono cresciuto, dove mi sono formato atleticamente, dove ho creato il corridore Garzelli, quindi è molto bello, sicuramente andranno a divertirsi molto, salite belle, dure, discese tecniche, però un percorso quasi unico. Laghi meravigliosi. Laghi stupendi, siamo la terra dei laghi, avranno alcuni poco tempo per vedere il percorso, altri dietro se lo godranno. Grazie ancora, alla prossima. Prego a voi. E anche l'ex CT, mitico corridore Cassani. Allora, 2.300 iscritti. Vuol dire che ci saranno più di 2.000 cicloturisti che arriveranno prima di me. No. È veramente una bellissima giornata, finalmente, giornata di sport, di ciclismo e sono veramente contento di essere qui a Varese. Questa è la base del ciclismo? Questa è, sì, è il cuore, no? È veramente la passione, gente che si alza alle 6 di mattina per venire a fare questa pedalata, per stare insieme, sono eventi che fanno bene al ciclismo. Allora io direi fanno bene tutto lo sport, in particolar modo al ciclismo. Assolutamente sì, perché come dicevo prima qui trasuda la passione per fare qualcosa di bello. Allora ti aspettiamo l'arrivo così ci racconti cosa hai visto oggi. Se avete un po' di pazienza arrivo. Con Ivan Basso, ciao Ivan. Buongiorno. Allora, che effetto ti fa sotto il comune di Varese 2.300 corridori? Sì, come dicevo poco fa, questo è un evento che è molto più di una Gran Fondo, sono 5 giorni dove il ciclismo, il mondo del ciclismo è a Varese, partendo dal ciclismo amatoriale ad arrivare alla gara di martedì con tutti i corridori più forti del mondo, quindi questo è un evento che diventa ogni anno sempre più bello, sempre più grande, dobbiamo promuoverlo sempre di più e rendere questi 5 giorni di Varese così un evento spettacolare e riconosciuto in tutto il mondo. Grazie mille, ti aspettiamo dopo. Esattamente un anno dopo, Bruno, che effetto ti fa? Molti di più dell'anno passato. Allora, l'effetto è meraviglioso perché c'è una giornata di sole spettacolare, il Monte Rosa che si vede, il lago, cioè, è un paradiso. Rispetto all'anno scorso c'è più gente, quindi vuol dire entusiasmo maggiore, per noi
è il terrore che ci arriveranno tutti addosso, però è un tale piacere stare qua che uno rinuncia a qualunque cosa pur di essere a Varese e partecipare. Sei preparato? Sono preparato perché voi sapete che i ciclisti sono tutti bugiardi, quindi tutti quanti dicono che non sono preparati. Io ammetto, sono preparato, cerco di resistere e poi faccio la gara con gli amici. Ci vediamo dopo, dai. Assolutamente. Ciao Bruno. Allora, con colui che ha fortemente voluto anche questa Gran Fondo, siamo sotto la sede del comune, colpo d'occhio. Beh, colpo d'occhio da pelle d'oca, come si suol dire, ho quasi 2500 partenti, tanti amici, tanti imprenditori, tanti corridori, tanti appassionati, è un connubio di passione, ciclismo, sport e tutto, è un'amalgama del nostro territorio, del nostro meraviglioso territorio. La giornata è piena di sole, speriamo che tutto funzioni per noi organizzatori, quello che è importante è la sicurezza dei corridori, poi si vedrà, ecco, poi festeggeremo dopo. La tensione è avere, vediamo tante moto della polizia, tante moto staffetta, quindi per noi la priorità è la sicurezza. A dopo. Attenzione, 15, ci siamo, all'attenzione, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, partiti! Davide Galimberti dà la partenza anche questa volta, grazie sindaco, e parte la categoria più numerosa, 19, 34 per questo bellissimo percorso di 130 km nella provincia di Varese, con subito la prima tappa dura. L'Alpe Tedesco, li vediamo questi 550 ciclisti che stanno partendo. Come potete vedere sono veramente un bel gruppo, sono tanti, questo gruppo 500, dove uscirà forse il vincitore? Partita! Luca Vergallito, il vincitore assoluto della Gran Fondo, edizione 2022, allora, com'è andata? A parte la vittoria. È andata bene, direi. È stata una gara abbastanza movimentata, diciamo, nel senso che c'è stato un po' di fughe, contrattacchi, perché anche il percorso, diciamo, si presta un pochino a tatticismi, un percorso abbastanza veloce rispetto magari ad altre Gran Fondo, e mi sono inserito un paio di fughe, poi quella decisiva sul Brinzio, sono riuscito ad andare via con Nibali, però vabbè, lui era fuori gara. Lui era fuori gara, ma però hai visto che pedala ancora bene. Ah beh, direi che pedala. È stata una bella compagnia. Sì, 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 chiaramente, poi vabbè, fuori gara, però è emozionante comunque anche solo avere a ruota un campione come Vincenzo. Bella questa citazione che tu hai fatto, bella e onesta. Di certo sapere di avere a ruota probabilmente il corridore italiano più rappresentativo è bello. E anche a Sestriere avevo a ruota Aru, quindi ci siamo. Allora, per chi non ti conosce, chi è Luca? Ma un ragazzo di 25 anni, di Milano, con la passione per la bici, faccio qualche Gran Fondo a livello amatoriale, oltre, diciamo, alla bici sto concludendo l'università, dove studio scienze motorie, quindi qualcosa collegato alla mia passione. Ma tu hai un passato da dilettante? Sì, ho fatto 2 anni da junior e 2 anni da under,
poi ho capito che probabilmente, cioè, non faceva per me, quindi ho deciso di concentrarmi sull'università, però ho continuato a pedalare, quindi adesso la passione per la bici è rimasta senza dubbio. Allora, hai vinto una gran bella manifestazione, il percorso come l'hai trovato? Il percorso è divertente, nel senso che, appunto, come dicevo prima, rispetto magari ad altre gran fondo c'è un pochino più di tattica, perché non si tratta di magari salite da 20 km dove alla fine il più forte arriva. E è un percorso piuttosto veloce, le salite non sono troppo impegnative, quindi si presta appunto ad attacchi e a fughe, insomma. Complimenti per questa bella vittoria, in bocca al lupo per l'università e il tuo proseguo. Crepi, grazie. Con Rossano Mauti, campione italiano, romano, in trasferta a Varese. Come hai trovato il percorso? Ma il percorso davvero bello bello, giornata fantastica. E non è tanto duro, però è molto nervoso, quindi si può aprire a tante variabili. Senti, oggi com'è andata per te? Ma a me bene, dai, secondo classificato, quindi non mi posso lamentare. Complimenti al ragazzo che ha vinto, che è andato davvero molto forte. E io poi sono rimasto con un gruppetto nel finale di 4-5 e non essendo tanto veloce mi sono giocato le mie carte sull'ultima strafata e mi è andata bene, appunto sono stato qui secondo all'arrivo da solo. Per chi non ti conosce, raccontaci un po' di te. Io corro da quando ero piccolo, ho fatto tutte quante le categorie, giovanissimi, esordienti, allievi, juniores, poi ho corso 3 anni da dilettante con Franco Chioccioli, ho corso con una squadra Continental e ora sono un amatore, tanta passione, mi diverto e niente, bene così. In bocca al lupo per il tuo proseguo. Grazie mille. Continuano ad arrivare con Matteo Cigala, campione europeo. Allora Matteo, com'è andata oggi? Ma è stata dura ovviamente, un po' il percorso, un po' comunque il caldo e gli avversari che avevano davvero un'ottima gamba, e ho sofferto un attimo sulle salite, mi sono difeso e comunque un buon terzo posto, ho vinto lo scorso anno qui, ci tenevo a rivincere, però comunque come ho detto non tutti i giorni può essere il giorno migliore, capito? Il livello si alza sempre più. Sembrava che oggi siamo andati davvero molto più forte dell'altro anno e anche comunque il numero di atleti, hanno detto che hanno triplicato l'edizione scorsa, quindi ovviamente livello molto molto alto, corridori di alto livello e comunque bene così, insomma, meglio per tutti. Matteo, come hai trovato il percorso? Ma è un percorso che si adatta alle mie caratteristiche, vivendo in Irlanda non abbiamo salite lunghe, quindi io questi percorsi qua di esplosivi mi piacciono davvero molto, poi tecnico in discesa, così pratico anche gravel, no, mi sono divertito davvero tanto oggi. Grazie mille per il tuo contributo, in bocca al lupo e speriamo di rivederti ancora così. Crepi e grazie a voi. Con Noemi Cantele, ciao Noemi. Ciao. Sempre bello rivederti e rivederti così. Vuol dire che siamo ancora bene. Per me era la prima esperienza di una gran fondo fatta, diciamo, un po' più da convinta rispetto a quelle a cui ho partecipato un po' più per divertimento, come ospite e quant'altro. E è stata, mi sono sentita bene, ho fatto una bella fatica sull'Alpe Tedesco, che è un po' sempre la salita spartiacque, quella che dove si decide tutto, nonostante l'ho fatta tantissime volte nei miei allenamenti, però quando si fa forte è sempre una fatica. E poi ho avuto la fortuna di trovare un buon gruppo di uomini, perché dopo ci si mischiano poi i gruppi, che mi ha facilitato molto da in cima al Brinzio fino all'arrivo, perché lì c'è tanta pianura e se sei in un gruppetto stai molto meglio che non da sola, ecco. La domanda la faccio anche a te, come hai trovato il percorso? Beh, il percorso per noi che siamo di Varese è bellissimo. E poi oggi siamo stati veramente graziati per il tempo, e anche per questo secondo me c'è stata anche questa affluenza incredibile di partecipanti, e poi è bello perché non essendoci macchine, perché il traffico è sempre tutto chiuso, è veramente divertente, in certi momenti mi sembrava di essere tornata professionista, ecco.
Che bella questa tua affermazione. Complimenti ancora, in bocca al lupo per tutta la tua vita. Grazie, ciao. Con Paolo Calabria che ha vinto la media fondo categoria 50-54 con un gran tempone. Sì. Sei in forma strepitosa. Sì, sono in forma. Quest'anno è un anno che veramente sto andando forte. Io e il mio compagno Vallanti, che tra l'altro è arrivato adesso, ha fatto secondo. Bene, ho fatto un gran tempo, ho optato per il corto perché per la medio fondo, perché la gran fondo ancora non l'avevo preparata. Quest'anno ho fatto molti circuiti, prima gran fondo dell'anno, però prima vittoria. Bene. Ascolta, come hai trovato il percorso? Il percorso è bellissimo, io lo conosco perché sono di Besano, quindi tutte le salite le conoscevo, chiuso bene, organizzato bene, veramente complimenti agli organizzatori. Bravo, in bocca al lupo per il tuo proseguo. Grazie mille, grazie. Con Marco Vallante, terzo classificato alla categoria 50-54, anche tu una medio fondo di livello assoluto. Sì, una medio fondo, comunque la nostra prima medio fondo di quest'anno, diciamo che comunque l'intenzione era quella di cercare di portarla a casa, ma non è mai facile, mai facile confermarsi. E niente, io comunque con le mie caratteristiche, che non sono scalatore, ho cercato di venire qua a dare una mano a Paolo, e per me qualunque risultato poi arrivava, per me andava comunque bene, ero contento così. Senti, ma Paolo è volato. Paolo praticamente quando in cima all'Ardena l'ho visto, io avevo 30 secondi, ho capito che era là davanti con altri due, io avevo dentro una persona sul percorso che poteva avvisare se aspettarmi o no, e quando ho visto così l'ho lasciato andare. Io cercavo, ho fatto parecchia corsa da solo per cercare di rientrare, ma poi a quel punto ho lasciato stare, andava bene così, sapevo che aveva un buon vantaggio. Come hai trovato il percorso? Percorso bellissimo, organizzato veramente bene e sicuramente da rifare. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie, crepi. In un clima quasi olimpico abbiamo appena finito la premiazione, una premiazione veramente super, con Stefano Cassani. Ciao Stefano. Ciao, è sempre un piacere vedervi. Banco VPM per il quarto anno consecutivo, oggi siamo qua in una giornata bellissima, finalmente col sole. Hai visto che clima, un clima oggi, spaziale. Oggi sembrava veramente olimpico, oggi erano le Olimpiadi di Varese. Olimpiadi di Varese, abbiamo coniato una bella cosa, ma tutto questo è reso possibile grazie a voi sponsor. A tutti gli sponsor che anche quest'anno sono stati presenti, hanno risposto tutti sì con entusiasmo, soprattutto io dico alla Gran Fondo perché è aperta un po' a tutti, non soltanto ai professionisti. Oggi mi dicono che erano 2500 quasi gli iscritti. Sulle strade grossi problemi non ci sono stati, io le ho percorse questa mattina quindi posso testimoniare, e l'arrivo era veramente un clima bellissimo, da grande festa. La premiazione è stata una premiazione di tutti. Premiazione di tutti, clima olimpico, 2500 partecipanti, uno scenario fantastico, una città che non oggi... Non potevamo chiedere di meglio, noi siamo veramente contenti perché ci mette a contatto con tutta la provincia, non solo con Varese,
ma con oggi veramente ci ha dato una grande visibilità, una bella manifestazione. Stefano Cassani, BPM. Grazie, grazie a voi, alla prossima. Abbiamo appena terminato la Gran Fondo e siamo con uno dei promotori di queste belle giornate ciclistiche qui nel Varesotto, Alessandro Contini. Ciao Ale. Ciao, ciao Pino, ciao Orlando, ciao a tutti. Allora, iniziamo col commentare la giornata di ieri pomeriggio, che ha visto 300 partecipanti affrontare la gara cronometro, che anche quella è una bella disciplina e c'erano tanti concorrenti che arrivavano da fuori. Sì, sì, sì. Sono state due giornate memorabili, non immaginavamo assolutamente, neanche nelle più rosee aspettative, di avere due giornate così. Ieri la Gravela, di cui abbiamo già parlato, ieri la cronometro, 300 persone, non ci aspettavamo un qualcosa del genere, ma soprattutto non ci aspettavamo sul cronometro, che poi vedevano Gran Fondo, di essere rappresentati da 35 paesi nel mondo. Tantissimi. Sono appena stati fatti i mondiali, quindi gli stranieri sono appena arrivati in Italia a Trento, e il fatto che dopo due settimane siano stati ancora presenti così in tanti nella nostra gara ci gratifica degli sforzi di quest'anno, non di questi mesi, di quest'anno, perché noi iniziamo a preparare queste gare la settimana prossima, alla fine delle manifestazioni cominciamo già a preparare quelle dell'anno futuro. Andiamo a parlare di quello che è la ciliegina di questi due giorni, la Gran Fondo. Gran Fondo che oggi è un'apoteosi per te, lo posso dire sinceramente, è così. Apoteosi perché? Perché dopo due anni di Covid finalmente si apre una grande spiraglio e la risposta, 2500 iscritti. Sì, io sto guardando il pasta party e mi vengono i brividi, insomma, vedere che siamo riusciti in una, diciamo, in un anno in cui tutti hanno calato del 30% a superarci, a fare il miglior risultato dopo i mondiali, per cui è stato un anno veramente eccezionale. E grazie secondo me a tutto lo staff, a Binda, grazie anche alla grandissima sicurezza che chi si occupa della logistica, le forze dell'ordine e tutti sono riusciti a mettere in atto, e quindi i corridori, allora, quello che vogliamo far noi con entusiasmo e passione è regalare agli amatori una giornata da professionisti. Regalare una giornata da professionisti vuol dire farli correre in strade completamente chiuse al traffico e oltretutto partire da arrivare e fare il primo giro di lancio su quello che è il percorso della Tre Valli Varesine dei Prof. Tutte le strutture sono esattamente quella della Tre Valli Varesini professionisti, e quindi questo ci ha ripagato il costo e lo sforzo di riuscire a fare questo, ci ha ripagato e ci sta ripagando guardando la marea colorata di 2500 persone che oggi hanno animato le nostre strade e adesso stanno animando il pasta party. Allora, abbiamo notato qualcosa di eccezionale, il serpentone stamattina lungo la via centrale per poi dare il via, come hai detto tu, come i professionisti, bellissimo. Ma poi l'entusiasmo all'arrivo, ho intervistato diversi concorrenti e la risposta era inequivocabile: percorso bellissimo, grande organizzazione. Allora, no, noi siamo sempre autocritici. Io ho mangiato adesso con Fabio Aru e gli ho detto: Fabio, mi dici cosa possiamo migliorare? Lui ha fatto un sorriso da orecchio a orecchio e mi ha detto: Ale, è perfetto, non c'è niente da migliorare. Ecco, comunque abbiamo fatto una lista di 10 cose da migliorare per l'anno prossimo, però il fatto che un professionista, una persona come lui, una persona che ci sta aiutando tantissimo nella promozione e comunque nei consigli, dica è perfetto, ci gratifica veramente di questo enorme lavoro che abbiamo fatto. Allora, manca l'ultimo appuntamento di questa 4 giorni fantastica per il mondo sportivo varesotto, ci manca la Tre Valli, però io direi che la Gran Fondo, che tu fortemente hai voluto in questi ultimi 5 anni, oggi devi essere orgoglioso di quel giorno che la proponevi e erano tutti un po' scettici. Sì, già
È vero, sono molto contento, ma sono molto contento anche perché poi alla fine, quando è stata votata non a popolo unanimità alla Gran Fondo, tutti poi in realtà si sono impegnati perché questa manifestazione riuscisse ad essere il meglio, tutti quanti, e nessuno si è tirato indietro, e tutta la Binda ha collaborato unita e coesa per fare una bellissima manifestazione. Numeri porteranno i numeri, e sicuramente l'edizione 2023 sarà un successo. Lavoreremo per questo, assolutamente. Grazie Alessandro, in bocca al lupo per il tuo futuro da promoter, da organizzatore, e grazie per tutta questa gente che hai saputo portare a Varese. Grazie mille a voi perché riuscite a farci a diffondere quello che è un nostro grossissimo sforzo. Grazie mille a voi.